L'Amen Scuola Basket Arezzo batte al Palasport Estra la Cea Virtus Siena 89-85 al termine di una gara disputata con grande determinazione. Gli Amaranto bissano così il successo ottenuto in semifinale di Coppa Toscana sempre al Palasport Estra. La SBA parte decisa con un parziale di 10-3 propiziato dalle triple di Rodriguez e Tenev. L'aggressione ospite non tarda ad arrivare con un contra-break di 12-0. La Cea Siena trova sul 15-10 il proprio massimo vantaggio nella partita. Dopo un timeout chiamato da coach Milli, Amen riprende a correre riuscendo a rimettere la testa avanti e chiudendo il primo quarto sul 24-22. Nella seconda frazione di gioco la SBA segna 18 punti in 5 minuti conquistando un break che porta al massimo vantaggio aretino 42-28. Inevitabilmente le percentuali da 3 punti calano prima del rientro negli spogliatoi, ma l'Amen può contare su un confortante 50-39 suggellato dai 20 punti già realizzati da Tenev. Al rientro in campo il tema della gara non cambia, con l'Amen brava a tenere a distanza gli avversari, poi pallone su pallone l'intensità della CEA cambia. Un evento sfortunato condiziona poi la parte finale della gara degli Amaranto, ricadendo da un rimbalzo offensivo catturato, si infortuna Rodriguez costretto a uscire anzitempo dalla sfida. Negli ultimi minuti del terzo quarto i senesi riducono lo svantaggio fino al meno 6, regalando al pubblico del Palasport Estra un ultimo quarto emozionante. Quando sembra che l'inerzia della gara possa passare dalla parte degli ospiti, l'Amen tira fuori tutte le energie rimaste per lottare su ogni singolo possesso. De Bartolo, nonostante le non perfette condizioni fisiche, si carica alla responsabilità offensiva della squadra anche a causa dei problemi di falli di Tenev, mette a referto canestri importanti innescando anche Cutini al momento del bisogno. La Virtus non cede, prova un ultimo colpo di coda con Lenardon che mette tutti i punti che riportano a meno 4 gli ospiti, poi è Bianchi a mettere ulteriore pressione alla SBA con un appoggio da sotto più fallo. La guardia senese sbaglia dalla lunetta e costretto al fallo sistematico commette un antisportivo che permette all'Amine di rifiatare e tornare a due possessi di vantaggio con Provenzale e De Bartolo che firmano il più 4. Subito dopo un fallo retino manda in lunetta Ulleia che però segna un solo libero sbagliando il secondo con rimbalzo preda di Cutini. Dalla lunetta l'ala Amaranto fissa il punteggio finale sull'89-85 facendo esultare il pubblico del Palasport Estra rimasto col fiato sospeso nelle azioni finali. L'Amen conquista una vittoria dal peso specifico importantissimo, gli Amaranto consolidano infatti il settimo posto, allungano a più 8 sui playout. Adesso nemmeno il tempo di riposare, mercoledì si torna in campo ad Agliana nel turno infrasettimanale contro l'altra seconda della classifica con l'auspicio che arrivino buone notizie dall'infermeria per l'infortunio di Rodriguez e si possa contare sul recupero di Ghini assente contro la Virtus. Contro il Cardio Palma terminato proprio nei secondi finali, una partita sentita non soltanto dai giocatori, non soltanto dalla panchina, ma anche da tutto il pubblico che è terminato in un vortice di applausi per i nostri ragazzi. Sì, è stata una partita combattutissima, soprattutto abbiamo veramente dato, i ragazzi hanno veramente dato tutto. Nonostante alcune difficoltà che non si vedono ma c'erano, De Bartolo è alle prese con un'infiammazione al tendine già da 2-3 settimane che non gli permette di allenarsi e di giocare al meglio della condizione. Ha stretto i denti, è stato importantissimo per l'equilibrio della squadra ma anche nei momenti finali per fare le scelte giuste e portare a casa questi due punti.